zuppa di fave secche con pasta. Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi ci dedichiamo ad una zuppa di fave secche. È una zuppa che è, diciamo, nella tradizione prodotta durante il periodo che va da Ogni Santi ai Morti. La possiamo fare comunque quando ci pare, non è che possiamo relegare questa zuppa solo a questo periodo, però è tipica di questo periodo ed ha una ragione, perché gli Etruschi ritenevano la fava ricollegabile a quello che è il culto dei morti e quindi ci portiamo dietro tutto questo retaggio un po' pagano che poi insomma si è trasformato. Detto questo, le fave secche le possiamo trovare un po' dappertutto. Le possiamo trovare nei supermercati, dai nostri negozianti, sfuse, in scatola, in busta, insomma, sono facilmente reperibili. Questa zuppa è trasformabile anche in una zuppa con pasta o con dei crostini o con della pancetta, insomma si può fare in diversi modi. Noi cominciamo a fare la zuppa e poi vediamo le diverse applicazioni. Facciamo una zuppa di fave. A questa zuppa possiamo anche però mettere della pasta e in particolare degli spaghetti spezzati, che poi insomma possiamo fare in 100.000 modi, tipo quello che rimane messo in padella e fatto poi saltare con dell'olio. Questa è una ricetta che spazia un po' in tutta Italia. Però questa in particolare è quella che si fa in Campania, in Sicilia, insomma nelle zone un po' più del sud. Però potete trovarla molto simile anche praticamente al centro della nostra bella Italia. Gli ingredienti sono, io già li ho messi a bagno per 8 ore, 170 g di fave secche, sbucciate e spezzate. Olio extravergine, poi facciamo un brodo vegetale con una carota, un zucchino se ce l'avete, sedano, cipolla e una patata. Poi ci serviranno prezzemolo e sedano per la nostra zuppa, con una carota, un 20 g di cipolla, uno spicchio d'aglio, mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro o due pomodorini spezzati, due ciliegino, sale e pepe. Ho sciacquato le fave dall'acqua, diciamo, in cui abbiamo rimaste a spugnare per 8 ore e adesso le rimetto sul fuoco acqua fredda, belle coperte, e li lascio incominciare a riscaldare. Nel frattempo ho messo sul fuoco la mia cipolla tritata con l'aglio, ci aggiungo un po' d'acqua per non farla bruciare e la faccio andare per un poco, fino a quando l'acqua non si secca e la nostra cipolla si è appassita, e facciamo rosolare anche un po' il nostro aglio e poi ci aggiungiamo il resto. Ho messo a fare anche il brodo, l'ho salato leggermente. Mi raccomando, nelle fave che stiamo cuocendo non mettete sale assolutamente, perché si induriscono, e neanche nella salsetta che stiamo preparando. Quindi il sale per adesso solo nel brodo. Ora che si è consumata l'acqua e la cipolla si è un po' appassita, io ho messo il cucchiaino di conserva e ci metto anche sedano e prezzemolo che ho lavato e la carota. Non importa di farne pezzi piccoli, perché comunque poi in cuocere si spappolerà il tutto. Ora prendiamo un poco del nostro brodo, che nel frattempo si sta cuocendo, ma proprio un goccio, perché ricordate che è salato, e lo mettiamo nel nostro
intingolo che poi dovremmo mettere nelle nostre fave. Io le ho coperte, come vedete. Tampoco schiumeremo un poco, vedete? Schiumiamo un poco dell'acquetta che stanno facendo. Ecco qui. Adesso prendo un po' di quest'acqua e la metto qui. E faccio cuocere anche un poco questo nostro intingolino, questa nostra salsa, che poi metteremo nelle nostre fave. È passata circa un tre quarti d'ora da quando ho messo a fare le mie fave, vedete l'acqua si sta consumando e ho finito anche di cuocere la mia salsina. Adesso leviamo l'aglio e la mettiamo dentro alla nostra fava, che incomincia così a prendere un po' di gusto. Se a voi piace l'aglio lo potete anche rimanere, a me non piace molto, mi è indigesto, quindi non lo rimango, però lo potete rimanere o ne mettiamo un altro spicchio con uno stuzzicadente in modo che poi lo riusciamo a reperire. Detto questo, facciamo finire di cuocere le nostre fave e facciamole diventare abbastanza asciutte, perché poi noi abbiamo il nostro brodo vegetale che è terminato, che dovremo aggiungere a questa nostra zuppa. Poi aggiungeremo l'olio, olio buono mi raccomando, il pepe e, se serve, dopo che abbiamo aggiunto il brodo, anche dell'altro sale. Io aggiungo al posto dello spicchio d'aglio con il nostro stuzzicadente dentro, per evitare di non trovarlo più, dell'aglio in polvere, che io trovo buonissimo ed è anche molto più digeribile. E adesso facciamo finire di cuocere, copriamo sempre a metà il nostro coperchio e lasciamo andare così la nostra zuppa. Le fave si devono quasi scaldare. Le nostre fave sono cotte. Io adesso ci metto 3-4 mezzoli di brodo, quello lì che abbiamo fatto vegetale. Scusate il cane che abbaia, ma... E giro un poco e assaggio com'è di sale. Ce ne vuole ancora tranquillamente. Mettiamoci un buon olio, non mettetecene molto perché poi lo dovremo mettere poi a crudo quando lo serviamo. Ecco qui. E adesso ho preso la patata che era nel nostro brodo vegetale e con un po' di brodo l'ho schiacciata. Questo è il trucchetto, non era una patata molto grande, avete visto. Adesso ce la metto nel nostro nella nostra zuppa. Ecco qui, così. Ha un ulteriore gusto, perché la patata, sapete, tende molto ad assorbire il gusto delle cose, insomma, che ci sono nella pentola. Addirittura si prende per e si mette quando il cibo è un po' salato, un po' troppo grasso il brodo, insomma, ha una buona assorbenza e quindi dà anche gusto e dà anche una sensazione un po' di vellutata. Questa è una zuppa buonissima, io non ho detto finora che chiaramente chi soffre di favismo questa se la può proprio scordare, è un gusto che non potrà mai assaggiare, però per chi invece dice no, a me non piace la fava, assaggiatela e poi mi dite. Facciamo consumare un altro poco e poi chiudiamo. La zuppa è cotta, io l'ho anche spenta, vi volevo far vedere la cremosità di questa zuppa, vedete è molto densa, non è acquosa.
Ora, se noi dobbiamo servirla con dei crostini, la lasciamo così. Altrimenti, se dobbiamo farla con la pasta, mettiamo il nostro brodo vegetale e allunghiamo, e poi quando bolle buttiamo la nostra pasta. In particolare qui si mettono o degli spaghetti spezzati o delle tagliatelle spezzate, scegliete voi. Io vi do le alternative. Un'altra alternativa è fare del prosciutto un poco rosolato, prosciutto crudo, o della pancetta rosolata, quando serviamo la nostra zuppa con i crostini o fritti o nel forno con abbondante olio e rosmarino. Ce li mettiamo sopra questi nostri pezzetti di pancetta o di prosciutto. Sono tre possibilità. Scegliete voi. Ho messo una parte della mia zuppa di fave in un'altra pentola, ho aggiunto il brodo e adesso porto a bollire la mia pasta e adesso la facciamo cuocere. Stando attenti che se si dovesse seccare troppo di aggiungere un poco di brodo. Mettiamo un filo d'olio quando serviamo. Ecco la nostra zuppa di fave con spaghetti spezzati. Buon appetito a tutti!